Siamo qui ancora una volta all'interno della nostra rubrica Precari in Forma per parlare del piano straordinario di assunzioni. Il dato è tratto, ormai chi ha voluto fare domanda l'ha fatta, chi ha preferito non farlo non l'ha fatta. Prima di passare a parlare di argomenti tecnici, di come funziona la fase B e la fase C, vorrei spezzare una lancia in confronti di tutti i docenti precari, sia quelli che hanno fatto domanda sia quelli che non l'hanno fatta. In queste settimane, infatti, in tutti i media, nei giornali, in televisione, c'è stata una serie di attacchi contro questa categoria di docenti precari, perché sono stati trattati di scanse fatiche, di non hanno voglia di spostarsi da una parte all'altra d'Italia, che bisognerebbe ringraziare il Dio perché loro hanno un lavoro e qualcun altro no, e così via, appunto. Vorrei che sia chiara una cosa, che non si tratta per la maggior parte di persone che non hanno lavoro e che quindi si possono spostare da una parte all'altra senza migliorando la loro situazione di vita. Il fatto è che la maggior parte di questi docenti hanno un lavoro e lo occupano da anni nella provincia in cui hanno deciso di vivere, in cui magari hanno comprato casa, hanno fatto famiglia, hanno un mutuo e quant'altro. Spostarsi non vuol dire migliorare le loro condizioni economiche, vuol dire aggravarle, perché occorrerebbe, oltre a dover lasciare una famiglia, figli, una scuola e quant'altro, avere le risorse economiche per rifarsi in qualche modo una vita provvisoria, di vita precaria appunto, in un altro posto. E sappiamo benissimo che lo stipendio dei docenti non è elevato, si tratta di poco più di 1000 euro al mese all'inizio carriera, e quindi fare questa scelta è una scelta dolorosa, una scelta di vita, e quindi prima di poter intervenire a dare giudizi e quant'altro, sarebbe bene appunto ricordare, rispettare appunto queste persone che hanno dovuto fare scelte difficili e si troveranno di fronte molto spesso non a un miglioramento della loro situazione di vita, ma ad un peggioramento pur avendo una situazione stabile. Da anni hanno lavorato in maniera costante, garantendo il funzionamento della scuola. È in questo che è consistito l'abuso sancito dalla Corte Europea. Il posto di lavoro ce l'hanno. Il problema è che per motivi farraginosi, per alchimie strane, per poter risparmiare appunto nei bilanci dello Stato, quei posti non sono stati resi disponibili per l'emissione di ruolo. Adesso, con questo piano straordinario, si fa uno sconvolgimento totale rispetto alle regole sulla base delle quali la gente ha fatto delle scelte, e quindi ovviamente bisogna rispettare la difficoltà e l'angoscia di questi colleghi che veramente si trovano davanti ad una situazione molto particolare. Ma torniamo al piano straordinario di assunzioni. Dicevamo appunto che le domande sono state fatte e sono circa 71.000. Sono poche? Sono tante? Il governo si è dichiarato soddisfatto perché apparentemente questo numero è sufficiente a coprire l'intero contingente messo a ruolo nella fase B e nella fase C. Ma è proprio così? È presto per poter dare con certezza la situazione reale, però già vengono fuori alcuni aspetti. Il primo aspetto è che di queste 70.000 domande, 10.000 circa sono della scuola dell'infanzia. La scuola dell'infanzia che non parteciperà alla fase C e solo in maniera marginale alla fase B del piano di assunzione. Quindi in realtà le domande effettive sono 60.000. E c'è un altro problema. Il problema è che i posti messi a disposizione nella fase B, che già si conoscono, quella fase C ancora incognita, per la maggior parte sono posti in graduatori in cui c'è una carenza complessiva di candidati, e quindi anche se i posti sono tanti, i candidati per quelle case di concorso sono molto pochi, quindi rimarranno scoperte diverse migliaia di cattedre. Viceversa, le domande vengono fatte, sono state fatte anche da classi di concorso con una marea di candidati per pochissimi posti. Questo a significare che, ripeto, è presto ancora per poter dare certezze, ma possiamo tranquillamente dire che diverse migliaia, intorno a 20.000 posti, non verranno assegnati a causa appunto di questa discrepanza tra le classi di concorso dei candidati e le classi di concorso in cui ci sono posti liberi. A breve partiranno le assunzioni per quanto concerne la fase B. Ricordo che la fase B si assegnano tutte quelle cattedre che per mancanza di candidati non sono state assegnate nella fase 0 e nella fase A.
si parla da tempo di un famoso algoritmo che dovrà stare alla base di queste assunzioni. Nessuno sa come funzioni perché il Ministero anche in questo aspetto è stato molto carente. Le uniche cose che sono lette in rete riguardano il fatto che ci dovrebbe essere in qualche modo una precedenza per quanto riguarda la prima provincia messa nella domanda e non potrà accadere che chi ha un punteggio inferiore possa scavalcare chi ha un punteggio superiore per quanto concerne la nomina. Come potrebbe funzionare una cosa simile? Si può ipotizzare, anche qui ripeto delle ipotesi, che l'algoritmo possa funzionare in questo modo. Supponiamo per esempio che in una classe di concorso in tutta Italia ci siano 100 posti a disposizione, quindi ci sarà una graduatoria nazionale in cui verranno appunto considerati i primi 100 per quella classe di concorso. Invece di assegnare partendo dal primo e andando via via diciamo a ritroso fino al centesimo, questo algoritmo dovrebbe vedere all'interno di questi 100 che sono sicuramente destinatari di una nomina chi ha messo come prima provincia la provincia in cui c'è un posto libero, e quindi a prescindere che sia primo o centesimo gli verrà assegnata la prima provincia che ha messo la domanda. Un esempio molto semplice: supponiamo che nella provincia di Rovigo ci sia un solo posto e un solo candidato che ha messo come prima provincia Rovigo. Se questo candidato anche fosse al centesimo posto, avrà il diritto ad essere assegnato a Rovigo prima di tutti gli altri 99. E poi, una volta terminata questa assegnazione alla prima provincia, si procederà regolarmente sulla base della graduatoria e verrà assegnata appunto sulla base della vicinanza della provincia e quant'altro il posto ad ognuno di questi candidati. Non sarà possibile appunto che se io ho meno punti di un altro possa avere vantaggio per quanto concerne l'assegnazione della provincia, perché appunto in questo caso se ci saranno nessuno su una provincia che ha messo come prima quel particolare provincia, varrà il punteggio. Quindi si parte dai 100 posti per 100 candidati e si va a dare prima la prima provincia e poi in seguito le altre. Ricordo che all'interno di questa graduatoria nazionale ha precedenza assoluta chi è vincitore o è stato idoneo a un concorso ordinario. Questo sta a significare che quasi certamente gli unici che avranno la quasi certezza di poter essere assegnati nella prima provincia di gradimento sono essenzialmente quelli che appartengono a queste graduatorie. Per chi è delle GAE verrà dopo di loro, e quindi bisogna vedere quanti doni e quanti vincitori di concorso vanno avanti appunto per quanto riguarda l'assegnazione della provincia. Non è detto però che chi si verrà assegnata la provincia in questa fase B debba necessariamente andare a prendere il posto già da quest'anno, perché infatti il Ministero, proprio in virtù di questa temuta spostamento da nord a sud, da sud a nord in particolare, ha predisposto una circolare in cui dice che chi è già titolare di una supplenza al 30 giugno, prima del ricevimento di questa nomina della fase B, potrà rimanere a fare la supplenza nella propria provincia. Quindi chi verrà chiamato ai primi settembre per la fase B per poter essere immesso in ruolo a Bergamo piuttosto che a Novara piuttosto che a Roma, ma ha già una supplenza a Bari piuttosto che a Lecce piuttosto che a Cuneo, potrà rimanere nella sua provincia per la supplenza e l'anno prossimo potrà partecipare al piano straordinario di mobilità. Terminata la fase B, ci dovrà essere la fase C, che è un po' più complessa perché dovrebbe partire dalle richieste che vengono dalle singole scuole che devono trasmettere all'USR. È vero però che queste richieste non saranno richieste libere e autonome appunto, ma l'USR potrà pilotarle, si vedrà con una circolare in che maniera farlo, sulla base della tipologia di domande che sono state presentate. Questo vuol dire che appunto magari si rischia di andare contro l'autonomia delle scuole che vorrebbero potenziare un certo tipo di insegnamento, ma si vedranno in qualche modo costrette eventualmente a potenziare l'organico con altre tipologie, in particolare quelle con classi concorso con numerosi candidati. Anche qui siamo a una problematica molto, molto seria, perché non si tiene conto effettivamente dei bisogni della scuola, ma
soltanto ed esclusivamente dei bisogni dell'amministrazione che ha deciso con un tocco di bacchetta magica di risolvere il problema appunto in 448. Ad ogni modo, una volta che verranno in qualche modo individuate le classi concorso per le 55.000 assunzioni in ruolo della fase C, dovrebbe avvenire intorno a novembre-dicembre appunto, avverranno le nomine, diciamo sempre secondo l'algoritmo di cui parlavo prima. Queste nomine saranno nomine virtuali, cioè non è che nel corso dell'anno qualcuno sarà obbligato a spostarsi da una parte all'altra d'Italia, ma sono nomine virtuali e avranno diciamo in qualche modo validità a partire dal 1 settembre 2016. Detto questo, una volta terminato il piano straordinario di assunzioni, la cosa non finisce qui, perché sempre la legge 107 è previsto per il prossimo anno un piano di mobilità straordinaria e quindi non è assolutamente per niente scontato che la provincia che viene assegnata quest'anno nella fase B o nella fase C ad un candidato sia effettivamente la provincia che l'anno prossimo andrà ad occupare. Mi spiego meglio. Il piano straordinario di mobilità prevede che dal prossimo anno non ci sia più diciamo il vincolo triennale per chi è stato assunto entro il 2014-2015, cioè tutti coloro che hanno avuto un'assunzione di ruolo entro lo scorso anno scolastico potranno partecipare su scala nazionale a questa mobilità straordinaria. Lo potranno fare su degli ambiti che verranno determinati appunto nel corso dell'anno e quindi è prevedibile ipotizzare che ci sarà un esodo questa volta da nord verso sud di rientro per chi è stato immesso in ruolo negli anni scorsi, anche perché questo piano straordinario della mobilità afferma che i posti disponibili per questa mobilità sono tutti compresi quelli del completamento, quindi compresi 55.000 di cui della fase C si parlava prima. Questo appunto, ripeto, vuol dire che ci sarà un grosso esodo di rientro verso il sud. A questa mobilità straordinaria parteciperanno in fase successiva tutti coloro che sono stati immessi in ruolo nella fase B e nella fase C e quindi parteciperanno sempre su base nazionale sui posti che saranno liberi dopo che è finita la fase straordinaria per chi è già in ruolo dall'anno scorso. Cosa significa questo? Significa che se per qualche un collega precario è rimasto soddisfatto dicendo la mia prima provincia che ho scelto è quella che mi hanno assegnato e pensa di poter festeggiare in maniera completa e finale, sbaglia, perché questa sede di quest'anno è una sede provvisoria ed è una sede non provinciale come avveniva fino all'anno scorso nelle mobilità ordinaria, ma è una sede che verrà provvisoria a livello nazionale. Quindi se io sono stato accontentato e rimango a Cuneo quest'anno, l'anno prossimo se qualcuno prima di me prende il mio posto, io sarò obbligato di nuovo appunto a spostarmi. Quindi l'esodo continua quest'anno da sud a nord, in gran parte virtuale, l'anno prossimo da nord a sud e da sud a nord. La domanda è, forse era meglio un piano un po' meno straordinario?